Ok, qui va bene. Ferma! Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Oh. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico, è difficile. E io... beh... Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. Dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere, c'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Oh, odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh... tieni. Non ti fa venire nostalgia? Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Oddio. Beh, meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, oh, smettila! Stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Li sto solo prendendo in giro. Ciao, ciao, amico! Sai una cosa? Non vale per niente. Perché non provi a dormire? Non sono stanca. Ottimo. E adesso? Andiamo ad aiutarlo. Allaccia la cintura, Ellie. Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, tu, guarda. Lascia, pezzo di merda! Oh!
Forza! Cosa hanno questi tizi? Prendi fiato! Ce ne andiamo! Ok. Attento! Merda! Sta giù! Aggira il bastardo! Ehi, stronzo! Sull'autobus! Sei morto, bastardo! Vai, ascolta, stai tranquillo, ok? Va tutto bene! Bene, credo che fosse l'ultimo. Tutto ok? Sì, credo di sì. Bene, perché dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ricevuto. Ci deve essere una via d'uscita migliore. Certo, non si può tornare indietro di qua.
qualcosa per tenerla aperta. C'è della roba interessante qua dentro. Belli! Giusto. Ok, vai! Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Guarda. Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. Cavoli. Un sacco di gente non ce l'ha fatta. Lo sapevo che saremmo dovuti tornare indietro. Siamo sopravvissuti. A malapena. Avanti, usciamo di qui. Di cosa? Dell'imboscata. Mi sono schierato da entrambe le parti. Ah. Così, uccidono sempre. Lo prenderò per un sì. Prendilo come vuoi. Ah. Qui deve essere dove dormono quegli stronzi. Dove dormivano. Credo che sia un buon posto per lavorare. Ora ci siamo. Non penso che questi tizi fossero infetti. Non importa, proseguiamo. Bene, ecco il ponte.
La nostra via d'uscita da qui. Ehi, Ellie. Rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok. Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Fantastico. Che cosa è successo? Ellie sta giù. Dove hai imparato a sparare? Nasconditi, Ellie. Amico, vaffanculo. Avevi tutto il gregge davanti e non ne hai colpito uno. Tra poco colpirò te. Wow. Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io. Sì, come no. Dove cazzo sono quelli? Dovrebbero essere qui. Sono allo svincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato altri turisti. È una miniera, fortunati bastardi. Vedi se c'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Qui non c'è niente. Proseguiamo. Ancora. Non aspetto più. Andiamo a vedere cosa fanno quei bastardi. Fanno sempre così. Ti giuro, se stanno ancora cercando di tagliarci fuori. Sì, e tu che farai? Lo vedrai. Sì, lo vedrò. Cazzo. Thank you.
Quel ponte sembra molto lontano. Ci arriveremo. Strano vedere un punto di controllo senza soldati. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Dateci le nostre razioni. Perché non gli hanno dato da mangiare? Spesso perché era finito, ma il più delle volte se lo tenevano. A Boston non è mai successo. Fidati, è successo un sacco di volte. Sì, Eden. Ma fa silenzio mentre attraversiamo questa zona, ok? Hai partecipato, non ho sentito parlare. La zia non si poteva prendere. Non avevo mai visto nessuno con tutta quel tipo di gente. La caccia alla fine. Cavolo, qualche volta la paga l'avevi guadagnata. Sì, infatti. Ci eravamo quasi arresi quando ha iniziato a spararci. Stupida. Poteva fuggire. Ho detto ad altri due di vistarla. Preso il fucile, messo la sua testolina in origine. E bang! Finita. Merda. Avresti dovuto tenerla. Farla entrare nel gruppo. No, è impossibile. Quella ragazza ci avrebbe ammazzati nel sonno. Sei dai, fammi! Oh mio Dio! Ecco! Dietro al bus! Thank you.
Oh, merda! Porca vacca, Joey! Ehi, lui è qua giù! Attira, fallo stare giù! Quel tipo. Dov'è lo stronzo? Ehi, hai trovato qualcosa? Ci sei? Uomo a terra, uomo a terra! A ventaglio! Da lui è la giù.
dietro di te! Porca merda! Figlio di puttana! In più che morto! Vaffanculo! Vado di qua, vai a vedere là. Ok, immagino tu abbia scelto il modo più doloroso. Sparpagliatevi! Merda! Per un pelo davvero.
Ai confini dell'universo in ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Resisti e vinci? Sì. Ok. Piace leggere, eh? Beh, quando non sto scappando dalla Ok, cerchiamo di sdrammatizzare. Pronti? Lo sai qual è il colmo per un fornaio? Doversi guadagnare il pane. Ma che cos'è? Barzellette. Morti da ridere, volume 2, di Will Livingstone. Andiamo avanti. Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio. Ok. Dal dottore, dica 3 volte 33. 99! Ho capito! Lei ha i calcoli. Cosa disse l'ultimo dei moicani? L'hai capita o no? Aspettatemi! Ragazza stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Ok, ammetto di non averla mai sentita. Ecco, non ne ho altre. Vediamo dove porta. Ugh.
Giù. Ce ne sono altri. Svelti con quella sedia. Bene, andiamocene. Ok. Non penso ci abbiano visto. Oh, ecco il nostro ponte. Siamo un po' più vicini. Penso. Continuiamo a muoverci, forza. Quella ragazza è magrissima. Ai tuoi tempi c'era un sacco di cibo, no? Ce n'era, ma qualcuno sceglieva di non mangiarlo. E per quale motivo? Per l'aspetto. Che idiozia.